Come volevasi dimostrare, gli annunciati rinforzi dell'altro giorno da parte del ministro degli interni Alfano a difesa dei confini del Friuli Venezia Giulia sono solo fumo negli occhi, diciamo la verità. Insomma, no? Abbiamo già detto che sono misure completamente inadeguate, ma addirittura vedere dal servizio di Bernardo Gulotta nei tre valichi su cui siamo andati a verificare la presenza dei militari, che di militare non c'è nemmeno l'ombra, è una prova di fatto, è una prova inconfutabile dell'inconsistenza di questo provvedimento. Allora, ovviamente si pensa che queste pattuglie probabilmente agiranno lungo il confine, quindi non li trovi né a Pesek, né a Ferneti, né a Rabuiese, quindi puoi immaginare che stiano perlustrando il confine, ma sono pochissimi uomini, anche ammesso che siano lì, che vagano in mezzo ai boschi, al confine con la Slovenia. Beh, insomma, che cosa potranno mai fare? Mentre stanno da una parte eventuali infiltrati dell'ISIS o profughi o migranti che siano dalla rotta balcanica dovessero arrivare, passerebbero indisturbati perché sono moltissimi i pertugi attraverso i quali si può entrare tranquillamente in Italia. Qui non c'entra nemmeno tanto la questione dei profughi, c'entra un trattato di Schengen che ha completamente aperto le frontiere nel momento in cui appunto si rischiano arrivi pericolosi. Ce ne sono già stati, ce ne sono stati tantissimi anche negli ultimi anni, quando si parlava molto dei barconi e ci si dimenticava completamente o si fingeva di dimenticare l'arrivo dagli ex paesi comunisti, insomma dall'est dell'Europa, di orde di personaggi che poi qui si sono dedicati ovviamente non alla convivenza civile ma a furti, rapine, insomma sappiamo cosa hanno combinato in questo paese e anche in Friuli Venezia Giulia le bande dell'est. Quindi Alfano dovrebbe preoccuparsi di rinforzare veramente questi confini, e almeno dal punto di vista simbolico, perché comunque sia la presenza dei militari è un deterrente. Se poi non li vedi ti rendi conto che sono state soltanto parole al vento. Poi c'è anche la questione del filo spinato. È chiaro che non si vorrebbe vedere filo spinato in Istria per decisione del governo sloveno, fino al Golfo del Pirano arriva questo filo spinato nel quale tra l'altro hanno trovato la morte molti animali selvatici. Ma se l'Europa non fa niente, se si limitano a cianciare e a dire cose attorno ai loro tavoli imbanditi a Bruxelles o a Strasburgo, senza poi fare nulla di concreto, i governi poi agiscono autonomamente nel momento in cui ci sono appunto le invasioni, ci sono migliaia di profughi che comunque continuano ad arrivare dalla Siria. Ultima cosa, noi adesso abbiamo mandato dei soldatini al confine del Friuli Venezia Giulia, ma voglio dire, è la questione dell'identificazione. Sapete che l'Europa ha avviato una procedura di infrazione nei nostri confronti perché non identifichiamo i migranti? Pensate che nei primi 7 mesi di quest'anno ne sono arrivati 90.000, ne sono stati identificati 30.000 e gli altri 60.000 dove sono? Ah, dice, forse sono all'estero, ma no, sono ancora qui. Sono ancora qui e sono quelli che non sai chi siano, non sai riconoscere e spesso becchi in flagranza di reato. Queste sono le misure adeguatissime del nostro Viminale.